Qual è la tua impressione del panorama informativo italiano? L'impressione di un panorama disomogeneo e talvolta anche schizofrenico, un panorama che in qualche modo la cui impressione insomma stia perdendo lentamente ma progressivamente di qualità. Negli ultimi anni, soprattutto con l'esplosione dell'informazione sui social network, questa qualità mi sembra si stia progressivamente disfacendo ed è sempre più difficile e complesso per un utente riuscire ad orientarsi in questo mondo. Nella tua attività riesci a trovare l'informazione che ti è utile? Beh sì, assolutamente sì, riesco a trovarlo, anche se insomma c'è un lavoro da fare, come sempre, non bisogna mai soffermarsi alla prima impressione, ma bisogna poi approfondire, però insomma l'informazione che mi è utile ormai sono in grado di riuscire a reperirla. Quali aspetti andrebbero incentivati nell'attività di informazione? Beh, credo fondamentalmente trovare insomma dei riferimenti, io credo che questa sia un'epoca in cui manca un po' la figura del mediatore, sia venuta meno la figura del mediatore, quindi tutto ciò che va in questa direzione, cioè come dire, ritrovare delle figure di mediazione che siano come dire, garanti e a tutela di certe di certe espressioni, secondo me andrebbero incentivate, e questo è secondo me il punto su cui bisognerà lavorare. Quale media usi più frequentemente per informarti? Ma devo dire che negli ultimi tempi ormai quasi esclusivamente internet. Anche se poi chiaramente se voglio poi andare a approfondire determinati aspetti dell'informazione uso invece testi cartacei, giornali, però insomma la prima fonte di informazione è internet, per poi diciamo allargare su altri media. Cosa potremmo fare ognuno di noi per contribuire a una buona informazione? Ma innanzitutto cercare come dire, di avere una maggiore consapevolezza, questo penso che ognuno di noi, ognuno nel suo campo e ognuno dovrebbe in qualche modo prendere coscienza del ruolo e della funzione dell'informazione, questo è il e poi secondo me cercare di trovare dei luoghi, dei modi, dei modelli di comportamento che siano in qualche modo condivisi per cercare di arrivare ad una buona informazione, perché sennò l'informazione è sempre un'informazione che parte dall'alto e arriva dal basso, mentre invece siamo in un'epoca in cui questa possibilità, essendo molto più ampia, deve trovare anche delle forme più condivise. Sei mai caduto nella trappola di una bufala? Ma guarda, sì, ancora ieri, quindi proprio perché è un mondo molto, molto difficile e molto complicato, può capitare, poi chiaramente proprio perché capita e capita spesso, diciamo cerchiamo di correre ai ripari immediatamente, ma insomma ormai siamo abituati. Una domanda un po' specifica per il tuo lavoro, com'è lo stato dell'informazione rispetto al documentario? Ma credo che il documentario negli ultimi 10-15 anni abbia segnato un passo molto importante, anche una crescita esponenziale del livello qualitativo. Il documentario italiano ha un livello di eccellenza che purtroppo non viene messo molto in rilievo, ma che poi chi gira i festival, chi ha la possibilità di confrontarsi ha notato e rileva costantemente, soprattutto grazie a degli operatori che hanno saputo far elevare questo livello informativo. Il documentario secondo me è uno insomma, dei luoghi veramente di grande crescita negli ultimi 10-15 anni nell'informazione.